Alle 6. La funzione è alle 6. Va bene, ma quando uno dà un appuntamento... Io sono stato puntuale. Ma beh, non mi potete stare 5, io 3/4 d'ora ho trattato. Hai detto niente. Va bene, ma l'appuntamento si intende sempre una mezz'ora dopo. Se alle 5, alle 5 per le 5 e mezza, insieme in un quarto. Un giorno appresso, un mese che viene. Oini, io tengo 4 figli, gli orologi non ne compro più, perché quello che teneva anni è scassato tutto quanto. Tutto non viene. Don Domenico, buonasera. Don Domenico. Buonasera. Non parlate più, stavate parlando. Già. Beh, si parlava e poi così. Una volta che mi ha finito di parlare. Appena avete visto a me. No. Sei arrivato tardi all'appuntamento. Sì, signore, Don Domenico. Tu invece sei arrivato in orario. Sì, signore, Don Domenico. E tu? In orario, Don Domenico. Restate in piedi, sedetevi. La funzione è alle 6. Il tempo c'è. Alle 6 precise viene il sacerdote, c'è l'organo. Il Filomeno non ha voluto nessuno, siamo fra di noi, insomma. Nemmeno i dipendenti dei due negozi. Sì, meglio così, siamo in famiglia. Vi volevo dire una cosa. Sì, prego, io, ve l'ho detto pure un'altra volta. Voi quando mi parlate, vero? Don Domenico. A me questo Don Domenico non mi piace. Già. Ecco. Ma non ci avete detto come vorreste essere chiamato? Perché pensavo che l'aveste capito voi. Scusate, io stasera sposo vostra madre. Ho già preso l'appuntamento con l'avvocato per la pratica che vi riguarda. Voi domani vi chiamerete come me, Soriano. Ecco, vedete, rispondo io perché penso che tutti e tre siamo pervasi dallo stesso sentimento. Noi non siamo dei bambini, siamo degli uomini e non possiamo con disinvoltura chiamarvi come giustamente e generosamente ci proponete di chiamarvi. Certe cose bisogna sentirle dentro. Già, beh, io questo dico, tu dentro, è vero, sì. Dentro di te. Non senti questa necessità, questo bisogno di chiamare a uno, non so, a me per esempio, papà. Io non saprei mentirvi e non lo meritereste, almeno per il momento no. E tu? No, io nemmeno. Allora tu? Io nemmeno, Don Domenico. Già. Col tempo, piano. Verrà spontanea, diciamo. Frequentandosi. Già, frequentandosi, insomma. Con l'abitudine. Mi fa piacere di trovarmi in mezzo a voi, siete dei bravi ragazzi. Ognuno di voi lavora, chi in un campo, chi in un altro, ma insomma tutti e tre con la stessa buona volontà, con la stessa tenacia. Bravo. Tu sei impiegato, eh? Sì. E per quanto mi risulta, svolgi la tua attività con serietà, orgoglio. Scrivi pure degli articoli. Qualche novelletta. E la tua intenzione sarebbe quella di diventare un grande scrittore. Oh no, non ho questa pretesa. Perché sei giovane, io vuol dire. Capisco che per riuscire in questo campo, non so, uno ci deve sentire trasporto, ci si deve nascere. E io credo di non esserci nato. Se sapeste quante volte preso dalla sfiducia dico fra me e me, hai sbagliato, la tua strada è un'altra. E quale altra poteva essere? Ah? Voglio dire, quale altra cosa ti sarebbe piaciuto di fare nella vita, le tendenze, i gusti? Ma chi lo sa, sono tante le aspirazioni di quando si è ragazzi. Ma quella poi la vita è tutta una combinazione. Io per esempio, come mi trovo il negozio a Chiaia? Perché facevo l'amore con una camiciaia, no? Hai fatto l'amore con molte ragazze, vero? Ti piacciono le donne? Beh, così non c'è male. Ma, secondo me, sapete che cos'è? Non riesco a trovare il mio tipo. Come si intende? Eh no, perché, chissà, ne vedo una, mi piace, e dico, questa è lei, e subito penso me la sposo. Poi ne vedo un'altra e mi pare che mi piace più assai. E beh, non so, io non mi faccio capace, c'è sta sempre una femmina meglio di quella che uno ha conosciuto prima. Sì, è una dannazione, è giusto. Uno magari vorrebbe fermare l'attenzione definitivamente, in buona fede, poi dopo succede.
Bravo. Tu no, è vero, tu no, tu. Tu sei più serio, più riflessivo in materia di donne. Fino a un certo punto. Con le ragazze di oggi c'è poco da essere riflessivo. Poi per la strada, dovunque vi girate, vedete sempre delle belle ragazze. E capirete, la scelta è un poco difficile. Ma che già fa? Io tanto ne cambio fino a che trovo quella che dico io. È giusto. Già. Se uno può scegliere. E tu? A te pure ti piacciono le donne? Io mi inguaiai presto presto. Conobbi a mia moglie e ti saluto. E adesso devo stare con due piedi in una scarpa. Con mia moglie non si scherza. E allora capite, mi faccio i fatti miei. Non perché le ragazze non mi piacessero, ma perché mi metto paura. Già, perché le donne piacciono pure a te. Ma giusto, c'è uno la possibilità di scegliere, perché non lo deve fare. A un certo punto è una cosa. Siamo in un mondo.